siamo tornati a YouTube. Dopo tanto tempo. Sì, vi siamo mancati. Ci siamo mancati. Ok, oggi vi vogliamo far vedere cosa abbiamo scoperto girando per Shibuya. Shibuya. Esatto, sì. Guardate, guardate. Wow. Ta-da! Che cosa è questo? Esatto. Questa è una casa? Hansel e Gretel. In mezzo alle a Shibuya. Sì. Ed è abbastanza inquietante, ma anche abbastanza omoshiroi. Sì. Carino. Carino. Interessante. Molto interessante. Esatto. E oggi strano. Andiamo a provare. Andiamo, sì, vediamo cosa c'è. Cos'è più che altro. Esatto. Andiamo. Che cos'è? Ma è davvero abbastanza chiaro. Stanno facendo opening adesso, sì. Quindi non è ancora tutto finito. C'è scritto che sono ancora... Anche c'è Mary Goland. Sì. Quindi ovviamente c'è anche altra gente che l'ha scoperto. Sì, che cos'è? Tutti dicono. Sweets, hotel, cioccolato. Cioccolato, sì. Oh, si chiama Swiss Hotel Chocolat. E questo potrebbe essere tutto. Oh, ok, Swiss Hotel, sì. La cosa... Non so cosa cambia, però. No, anche qua c'è anche il karaoke. C'è anche il karaoke e puoi mangiare. Ci sono i dolci da mangiare. Entriamo? Entriamo. Wow! Cazzo questo! Ciao! È strano! Guarda che... È stupendo! Questo tetto gratis? Sì! Tanti dolci! E anche... Questo menu! Scritto per restare, possiamo scegliere da 2 ore, 3 ore, 5 ore, 8 ore, 10 ore. Solo per restare, sì, nella stanza. Invece qui è per dormire la notte, sì. Dalle 20 fino alle 12 di mattina, qui 24 ore, fino alle 2, dalle 21 fino alle 11 della mattina. Sì. E anche prezzi cambiano. Esatto. Sì. Da domenica a... Da venerdì. A venerdì e da sabato ai giorni festivi. Sì, esatto. Interessante. Guarda che cos'è questo? Bagno di cioccolato. Però qui c'è scritto che è in preparazione. Sì, quindi non si può ancora usare. Sì. Che quello del tempero? Bagno fuori. Bagno fuori, anche quello non si può usare. Mary Goland anche preparazione. Anche tutti i karaoke. Scusa, no, guarda questo con i dinosauri. Wow, too bad. Stanza hawaiana. Anche questa. Ah, karaoke. Sì, anche questo karaoke. 24 ore. 24 ore muore? Sì, muore. Se paghiamo per la camera, muore. Ah, okay. Per karaoke. Gratis per karaoke, ma questo anche food and drink, giusto? Per una persona un piatto è gratis. Ah, ok, piatto. Però adesso preparazione, ovviamente. Che siamo in allora, oh, questo è il video del che già facendo, tutto dovrebbe essere così. Sì, vediamo un po' di mangiare. Ok, andiamo altra stanza. L'altro è poi. Sì, questo hotel. Yeah! Mancano donuts, gelati. E mi sa che questi ancora stanno preparandone. Giù. Proviamo ad entrare qua? Sì, andiamo! Wow.
sì. Anche ancora ho trovato un albero. Questo si manca la bocca. Sì. Ah, così. Qui ci sono le camere. Si può scegliere la camera, c'è le... che si possono scegliere, sono queste. Queste saranno tutte in preparazione. Questi tutti sono attrezzi. Bravissimo, bravo. Sta parlando. Sto parlando Osaka, Osaka Dance, parlare di diretto Osaka. Strano. Ok. Allora, sì, per adesso sono queste. Sì, sono uno, due e tre. Sì. I prezzi variano da lì qua. A seconda delle ore che ci vuoi stare. Sì. E anche dipende, sì. Andiamo, proviamo, cosa abbiamo detto, questa? Sì, questo 4. Prezzi, prezzi sono uguali. Prezzo uguale perché sì. Della C. Sì. Quale preferisci? Boh. Tutte e due hanno questo bagno di cioccolata. Si dice qui c'è questo mermaid. Facciamo questo, andiamo. Sì. Vai! Guarda che è uscito! È uscito, Rexy! Qualcuno sta dando 4 questa è la nostra camera. Quindi questa? Sì. Questo non è chi è? Ok, la reception è qui. Dobbiamo pagare prima. Nici kan. ただいま 10% 10% Questo odore di green apple, questo odore di cioccolato, questo mango, questo blueberry, e poi ci sono caramelli, caramelle, gum, cioccolati, dry fruits e frutti secchi. Che cos'è questo? Prendiamo, questo cosmetici, prendiamo. Anche questo è molto, guardate, questo per fare aprire la scarpe. Molto bello questo, aspetta. Ah, questo per aprire la che telefono, il telefono. Molto bello, sì, prendo questo per dormire bene. Lo metti nei tappi delle orecchie. Sì, orecchie. Questo gum, questo per pulire le unghie. Sì, le unghie. Che cos'è questo? Refresh, shoe di pad. Mettere dentro le scarpe, credo. No, ok, proviamo. Ah, no, questo per rilassare le nostre scarpe. Piedi, sì. Metti between Between fingers, tra le dita dei piedi. Sì, le dita dei piedi, okay. E fa lunga, fa così. Ok, proviamo. Questi vuoi? No. Questo è shishu. Vabbè, è carino, prendiamo. Qua c'è un bicchierino. Sì. Venuta! Quindi sarà preso cioccolati. Smartish. Ok, dai, qui ascensore possiamo andare sopra. Ecco! Ciao, chiaro? Siamo arrivati la camera così. Camere. Questo, apriamo, sì. Ok.
どう？てってらー、てってらー、てってらー、わー、あー、しーちゃん、しーそのペッシュ、しーティーブ、おめでとう、くしのりドーナツ、おめでとう、ディブレーゴあ、しーティッド、ポテモベー、ミクロ、ノーミクロ、このアイクス、フラゴラ、あ、フラゴラ、ノフラ、フリ、フリング、ノフラ、フラ、フリング、フラ、え、シミレ、そんなシミレ、チャレンジ感、あー、ブルー、まあ、テクノロジー、ヤグランテクノロジー、ヤマ東京、ヤマ東京、ママリア、ワオ、エクシャンキー、カリーノ、アクヤンキチソーノ、タンティコジラ、ペルラバレ、ファーチャー、ローシャン、ヘアフリップ、ワークストペル、バス、チャーノ、ブルナジャベシー、うぅふぅ、うわぁ、かわいい、シー、カリーノ、いいなぁ、ちょっとね、ごらん、ひがとくれ、ちょっとだ、やめろ、どっちゃな、ちがけ、ちょっとくりけ、こんちゃう、バーニャフーツ、あ、やめろ、バーニャ、くりけ、バーニャフーツ、ノーマレ、マエプリート、ちょっと、ベン、ジチマンカソロベスポーク、e qui anche c'è tutto, asciugamano, c'è pure la piastra, che bello, hair dryer e gli asciugamani, sì. E il tappetino, sì. E hot bath con oil, body towel, quello ai mani, questo per Hokkaido, conosci? Ok, ah sì sì sì, sì. Face mask, prendiamolo, ovvio, ovvio, abbiamo pagato. Sì. Se avete uno di questi, già vi tenete. Puoi fare la foto? Yeee! Ne ho fatto, ho fatto. Ci sono i dolci dentro i pesci! Aspetta, guardate questo! Ti. Nani come! I pesci piacciono mangiare i dolci! Buono. Guarda che cosa ho trovato! No, non voglio fare video. Ok, questo non posso fare video, ma pensate, immaginate cosa sarà trovato. Per ogni momento. Ah, anche questo è un safety. Che cos'è? Ah, ah, ok, forse. Cos'è? Il telefono. È il telefono ad hamburger. Telefono ad hamburger. Oh, davvero? Posso fare video? Telefono ad hamburger. Oh, moshiro, possiamo chiamare a fronte. Ah, c'è anche wifi, perfettissimo. Perfettissimo, tutto bene. Guardate. Magia. E c'è nandake. No, non zaino. Come si dice? C'è. Panchina. Ah, panchina. Ma purtroppo questa panchina è molto duro. Però possiamo sedere qui sul cuscino. Ok, allora adesso per ora ci saltiamo. Sì, poi proviamo, ci sistemiamo e poi a dopo. Sì. A dopo, ciao. Buongiorno. Stavo un po', abbiamo fatto bene. Penichella. Bentornati al nostro canale, sì. Oggi nel questo fighissimo albergo, bellissimo albergo, stanza. Vogliamo paragonare cartoni animatici, cartoni animati in giapponese o in italiano. In italiano, i nomi, esatto, dei personaggi, sì. E dei titoli, anime, e anche titoli e anche in canzone. E le canzoni. Sì. Ok, abbiamo per oggi abbiamo scelto questo. Conoscete One Piece? Prima chiedo che vai. Come ti
Come si chiama questo personaggio? Il personaggio principale? Esatto. In italiano si chiama Rubber. Rubber? Sì. Perché è di gomma, e gomma in inglese, come tutti sanno, si dice rubber. No, sì, vabbè, non dovrebbe da voi come si chiama? Nemmeno. Si chiama Luffy. Gami. Gomma, però Gomma-san. È bruttissimo, lui è, noi si chiama Luffy. Luffy. Ok, Luffy. Modo di, sì, Luffy. No, da noi si chiama rubber. L'uomo di gomma. Mamma mia, molto bello. Sì, ok. Beh, basta, gli altri sono tutti uguali. Sanji. Come si chiama? Ah, Sanji? Ok, Sanji. Anche noi. Choppa. Sì, Choppa. Choppa. Come si chiama? Nami. Zoro. Ok. Isop? Asop si chiama. No! Veramente strano. Sì, gli altri non ne hanno la più bella idea, quindi non so, magari adesso sono cambiati. Può essere anche come titolo, no, per noi One Piece, per noi all'arrembaggio. All'arrembaggio. Anche One Piece si conosce, però sì, tipo anche la sigla si trova con all'arrembaggio ed è una parola per avventura. Sì, tipo all'arrembaggio tutti. Ok, sì, interessante. La cosa dei pirati. Ho capito. Pirati. All'arrembaggio. Ci sta, ok. Allora, interessante, sì, molto. Sì, interessante. Allora, adesso abbiamo anche questo qui, c'è il grandissimo TV, quindi vediamo anche canzone. Carina. Riprendi anche te, perché adesso siamo qua, avanti che si va, un solo video. Ok, grazie mille per aver guardato il nostro video e spero che avete trovato divertente. Quale, che differenza c'è? Le differenze, sì, ci sono tante differenze. Sì, è abbastanza. Molto interessante per il giapponese. Ecco. Sì. Così in italiano. Perché in italiano soprattutto sono fatti un po' più per i bambini. Sì, e anche noi però. In Giappone sono un po' più normali. Sì. Comunque ho sbagliato. Isop, non Isop, Usop, scusate. Usop perché è vero, perché sì, dice perché un sacco di bugie. Esatto, bugie. Si chiama Uso in giapponese, per questo Usop. Cazzo. Adesso è tutto chiaro. Ci sono arrivata anch'io. Sì, bene. Perfetto, quindi sì, ok, alla prossima, ciao. Alla prossima, ciao.